Ciao a tutti, Amazon sta per apportare delle importanti modifiche al sistema del direct publishing che avranno certamente degli effetti sui nostri libri. In questo video cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta e come possiamo intervenire per evitare dei problemi. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo che questo è il mio canale YouTube, che qui ci sono molti video che parlano di self-publishing, ma anche di intelligenza artificiale, di strumenti utili, di molte altre cose. Che il mio motto è che non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo, per cui se siete dei curiosi come me, vi piace la tecnologia, vi piace il business online e il marketing, forse potreste trovare interessante il mio canale. In tal caso vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche, e in questo modo sarete avvisati ogni volta che caricherò un nuovo video come questo. Ma andiamo subito a noi. Se anche voi come me avete pubblicato dei libri su Amazon tramite il direct publishing, avrete ricevuto probabilmente una email come questa, in cui Amazon ci avvisa che i costi di stampa cambieranno a partire dal 20 giugno 2023. Ora bisogna dire che se c'è una cosa veramente buona, positiva del direct publishing, è che tutto funziona in base al sistema del print on demand. Questo significa che non abbiamo dei costi anticipati, cioè non dobbiamo stampare prima dei libri per poi venderli, perché Amazon stampa il libro soltanto dopo che noi lo abbiamo venduto. Ok, questo però non significa che nel self-publishing non ci siano dei costi, perché i costi ci sono. Semplicemente questi costi vengono detratti dal ricavato, da ciò che noi ricaviamo dalla vendita una volta che il libro è stato venduto. E ovviamente una delle voci di costo più importanti è proprio quella del costo di stampa. Ora bisogna dire che per molti anni Amazon non ha toccato i costi di stampa, e questo è stato un bene per chi ha lavorato in questo settore, perché ha potuto avere la certezza di un costo che forse non era estremamente competitivo se confrontato a quello di altri stampatori, però sicuramente era molto competitivo rispetto al sistema, cioè questo sistema che consente appunto di non dover anticipare nulla, ma di pagare soltanto nel momento in cui si vende il libro stesso. Oggi però le cose stanno per cambiare e Amazon ci avvisa di questo cambiamento. Vediamo velocemente di cosa si tratta. Ecco, ora ingrandisco un po' il testo di questa email così potete leggerla meglio anche voi. Ecco qui, si tratta essenzialmente di tre cose. Ci sarà un aumento del costo fisso per tutti i libri cartacei con copertina rigida per coprire gli aumenti dei costi subiti da materiali, fornitori e manodopera. E ci sarà un nuovo costo fisso e per pagina per i libri cartacei con copertina rigida con gabbie di grandi dimensioni per coprire i costi aggiuntivi correlati alla stampa di questi libri. Quindi da un lato ci dicono che c'è un aumento del costo fisso per tutti i libri, e dall'altro ci dice che per i libri di grandi dimensioni, cioè quelli la cui dimensione è maggiore di questo, 155 mm di larghezza e 229 mm di altezza, ci sarà un aumento ulteriore. E poi ci dice anche che c'è però anche una notizia positiva, cioè c'è anche una riduzione del costo per pagina per determinati libri cartacei con inchiostro a colori. Quindi per quanto riguarda i libri a colori potremmo avere anche una sorpresa positiva, cioè un abbassamento della voce di costo. Ovviamente queste modifiche influiranno sulle royalty dei libri, e quindi anche se non è obbligatorio aggiornare i prezzi, Amazon ci suggerisce comunque di fare una valutazione e quindi di cercare di capire se ci convenga o meno modificare il prezzo dei nostri libri alla luce di questa variazione. Qui, se vogliamo approfondire, possiamo andare a vedere le tabelle dei costi di stampa, in cui abbiamo intanto qui abbiamo la formula come si calcola il costo di stampa di un libro. Il costo di stampa dipende da questa formula, è dato da un costo fisso più un costo variabile che dipende dal numero di pagine e il costo per pagina. Ora, quello che sta cambiando oggi è questa componente fissa, quindi è il costo fisso che sta aumentando, e quindi questo significa che inevitabilmente
tutti i libri costeranno di più. Se volete sapere meglio come si calcola il costo di stampa, vi invito a guardare un mio altro video che ho già realizzato e che linkerò in descrizione. Andiamo però avanti. Qui, come vi dicevo, ci sono delle tabelle con i costi di stampa fissi che variano a seconda del mercato, per cui in Amazon.com avremo un costo diverso da quello che ci sarà su Amazon.it. Ok, però diciamo che non è indispensabile andare a studiare tutte queste tabelle. Quello che possiamo fare molto più semplicemente è andare nella nostra dashboard del Kindle Direct Publishing. E così qua, ad esempio, questa è la mia dashboard. Anche qui c'è questo avviso che ci dice appunto che i costi di stampa varieranno dal 20 giugno. Però possiamo vedere un esempio pratico. Ecco, prendiamo per esempio il mio libro che già conoscerete, per cui ne ho parlato molte volte nel mio canale, questo qui. Se io adesso vado all'interno della versione cartacea del libro, no scusate, ho fatto copie per l'autore, no, vado nel, seleziono questa voce, modifica prezzo libro in formato cartaceo, ecco qui, andando all'interno di questa scheda, quella in cui posso modificare il prezzo, possiamo vedere che c'è una doppia voce, cioè questo è il prezzo che applico oggi per il libro, 9,49 che diventano 9,87 euro, e questa è la royalty che guadagno oggi per ogni copia venduta del mio libro, 3,55 euro. Cosa accadrà dopo la modifica del 20 giugno? Accadrà questo. Il costo fisso di stampa non sarà più di 2,15 euro, ma sarà di 2,30 euro, per cui la mia royalty non sarà più di 3,55 euro, ma di 3,40 euro. Ora, come potete vedere, in questo caso specifico si tratta di una variazione che non ha un impatto esagerato sulle mie royalty, perché vado a perdere 15 centesimi di royalty se voglio mantenere lo stesso prezzo, per cui in questo caso io potrei anche decidere di non variare il prezzo del libro per agevolare i miei lettori, quindi lasciare il prezzo vicino ai 9,90 euro e accettare questa lieve riduzione della mia royalty. Andiamo a vedere invece cosa accade nel caso di un libro più corposo. Prendiamo quindi quest'altro mio libro su TikTok, che è molto più voluminoso del precedente, ha anche un prezzo più alto, e qui la modifica avrà più impatto. Andiamolo a vedere nel concreto che cosa accadrebbe. Ecco, lo vediamo qui. Oggi il mio costo fisso di stampa è di 3,40 euro, per cui io ho una royalty consistente, anche perché il prezzo è alto, di 5,25 euro per ogni copia venduta. Ma cosa accadrà dopo il 20 giugno? Il costo di stampa aumenterà notevolmente, quasi di più di un euro, per cui la mia royalty si abbasserà proporzionalmente. Ora, in questo caso potrebbe essere opportuno una variazione del prezzo. In sintesi, laddove i libri sono meno voluminosi e hanno meno pagine e hanno quindi anche un prezzo di listino più basso, l'impatto della variazione del costo fisso sarà minore. Laddove invece i libri sono più voluminosi, hanno un prezzo di partenza più alto, l'impatto della variazione del costo fisso di stampa sarà maggiore. Tornando alla dashboard, ecco cosa possiamo fare noi a questo punto. Abbiamo due strade a disposizione. La prima è quella che ci evidenziano in questo messaggio, cioè possiamo optare per un aggiornamento in blocco dei prezzi di listino. In pratica, cliccando qui, noi possiamo aggiornare in blocco i prezzi di listino di tutti i libri
sulla base di questo aggiornamento del costo fisso di stampa che c'è stato o che ci sarà. In pratica, scegliendo questa opzione, decideremo di mantenere fissa la royalty e questo comporterà inevitabilmente un incremento del prezzo di listino di tutti i nostri libri. Oppure, ed è l'opzione che io consiglio invece, piuttosto che fare questo aggiornamento in blocco, io consiglierei di fare una valutazione invece caso per caso. Perché, come abbiamo visto, ci possono essere dei casi in cui questo incremento del costo fisso di stampa non ha un impatto esagerato sulle nostre royalty, per cui potremmo anche decidere di accettarlo. Altri casi invece in cui l'effetto è maggiore. Quindi quello che io consiglio di fare è di valutare di caso in caso. Ovviamente se avete pochi libri o se siete molto pigri, esiste comunque questo strumento dell'aggiornamento in blocco dei prezzi di listino che è comunque molto utile. Ok, anche per oggi ho terminato, spero che il video vi sia piaciuto, spero soprattutto che non ci siano stati troppi problemi perché come avrete notato oggi ho dovuto girare in esterna, quindi ci sono un po' di rumori di fondo. Se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i contenuti che realizzo, vi invito nuovamente a lasciare un like, a lasciare un commento. Io nei limiti del possibile cerco di rispondere a tutte le vostre domande, che sono comunque sempre molto gradite. E soprattutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così sarete avvisati ogni volta che caricherò un nuovo contenuto come quello che avete appena visto. Ciao e alla prossima puntata!